Come anticipato nel video di Ayrton Senna, oggi vi parlerò di Terry Fullerton, l'uomo che sapeva battere Ayrton Senna. Ayrton Senna di lui disse che era una bella gatta da pelare. Corsero insieme nella stessa squadra nel 78 e nel 79. Terry Fullerton era veloce, consistente, pilota completo, diceva Ayrton Senna. Nato nel 53, è stato il primo campione iridato mondiale britannico nel mondiale go-kart, titolo che vinse nel 1900, il primo titolo che vinse nel 1973 a 20 anni. Il padre insegnante, figlio di padre insegnante di matematica, comprò un go-kart a suo figlio e lo supportò alle sue prime gare. Sforzo che venne più che ripagato con tante vittorie, tantissime vittorie. Terry Fullerton ricevette tantissime offerte di test per correre con autoformula, ma disse sempre di no perché fece una promessa alla madre, visto che di figlio ne aveva già perso uno in un incidente in moto. Il figlio si chiamava Alec Fullerton, che a bordo di una Norton fece un bruttissimo incidente sul circuito di Mallory Park nel 1964 e perse la vita. Poi c'è una bellissima vicenda a Jesolo. Nel 1980 Terry Fullerton beffò Ayrton Senna all'ultimo giro con un gesto tecnico. Adesso non so se Ayrton si è girato, comunque ha vinto Terry la gara a pochi metri dalla vittoria. Il giorno dopo Ayrton lo spinse in piscina vestito, gli fece uno scherzo, lo buttò un po' una ripicchetta. Poi alla fine, a 31 anni, Terry Fullerton smise di correre nei go-kart, ma restò sempre nell'orbita di questo mondo come talent scout e preparatore di giovani. Pensate che ha preparato il campione IndyCar Justin Wilson, pole di resta della Force India Formula 1 e il campione della 500 miglia di Indianapolis Dan Weldon. E poi un gran campione che io conosco, che corse nella 24 ore di Le Mans, Alan McNish, e un ex Formula 1 Anthony Davidson, tutti fortissimi. Però Anthony Davidson me lo ricordo poco, non ce l'ho proprio bene in faccia come. Comunque questa è una bellissima storia d'altri tempi. Chissà se avesse continuato a correre fosse riuscito ad arrivare in Formula 1, sicuramente, perché era un pilota veramente forte. Ragazzi, alla prossima storia, un saluto da Fede Caspercini, ciao ciao. Disse che lui non guarda la Formula 1. Io credo che è rimasto veramente legato al mondo del kart, è sempre stato nel mondo del kart, e lui dice che delle turismo, delle altre categorie non era interessato. Secondo me è rimasto talmente scottato dalla promessa che ha fatto alla madre di non poter correre in altre categorie, che se si fosse messo a guardarle avrebbe sofferto come un dannato.